Di fatto si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola. Il patto educativo oggi è diventato rotto. E così l'alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi, perché è stata minata la fiducia reciproca. I sintomi sono molti. Per esempio, nella scuola si sono intaccati i rapporti tra i genitori e l'insegnante. A volte ci sono tensioni e sfiducia reciproca, e le conseguenze naturalmente ricadono sui figli, che hanno, d'altro canto, si sono moltiplicati i cosiddetti esperti, che hanno occupato il ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi dell'educazione, sulla vita affettiva, sulla personalità e lo sviluppo, sui diritti e sui doveri. Gli esperti sanno tutto: obiettivi, motivazioni, tecniche, e i genitori devono solo ascoltare, imparare e adeguarsi. Privati del loro ruolo, esse diventano spesso eccessivamente appesantiti e possessivi nei confronti del loro figlio, fino a non correggerle mai. Ma tu non puoi correggere il figlio. Tendono ad affidarli sempre più agli esperti, anche per gli aspetti più delicati e personali della loro vita, mettendosi nell'angolo da soli. E così i genitori oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei loro figli. E questo è gravissimo. Oggi no, ma pensiamo, ci sono casi di questo, non dico che accada sempre, ma ci sono casi. La maestra nella scuola rimprovera il bambino e fa uno scritto ai genitori. Io ricordo un'aneddota personale. Io una volta, quando ero a quarta elementare, ho detto una brutta parola alla maestra. E la maestra, una buona donna, ha fatto chiamare mia mamma. Mia mamma è venuta il giorno dopo, hanno parlato fra loro e poi sono stato chiamato. E mia mamma, davanti alla maestra, mi ha spiegato che quello che io ho fatto era una cosa brutta, che non si doveva fare, ma con tanta dolcezza l'ha fatta la mamma, e mi ha chiesto di chiedere perdono davanti a lei, alla maestra. Io l'ho fatto. E poi sono rimasto contento, perché è finita bene la storia. Ma quello era il primo capitolo. Quando sono tornato a casa, incominciò il secondo capitolo. Immaginatevi voi, eh? Oggi la maestra fa una cosa del genere. Il giorno dopo ho due genitori, uno dei due, a rimproverare la maestra, perché i tecnici dicono che ai bambini non si deve rimproverare così. Sono cambiate le cose. Questo, i genitori
non devono autoescludersi dell'educazione dei figli. È evidente che questa impostazione non è buona, non è armonica, non è dialogica, e invece di favorire la collaborazione tra la famiglia e le altre agenzie educative, le scuole, ma anche le palestre, tante tante agenzie educative, le contrappone. Come siamo arrivati a questo punto? Non c'è dubbio che i genitori, o meglio, certi modelli educativi del passato avevano alcuni limiti, non c'è dubbio. Ma anche è vero che ci sono sbagli che solo i genitori sono autorizzati a fare, perché possono compensarli in un modo che è impossibile a chiunque altro. D'altra parte, lo sappiamo bene, la vita è diventata avara di tempo per parlare, riflettere, confrontarsi. Molti genitori sono sequestrati dal lavoro, papà e mamma devono lavorare, e da altre preoccupazioni, imbarazzati dalle nuove esigenze dei figli e della complessità della vita attuale, che è così, dobbiamo accettarla com'è, e si trovano come paralizzati dal timore di sbagliare. Il problema però non è solo parlare, anzi un dialoghismo superficiale non porta a un vero incontro della mente e del cuore. Chiediamoci piuttosto, cerchiamo di capire dove i figli veramente sono nel loro cammino, dov'è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto, lo vogliamo sapere? Siamo convinti che essi in realtà non aspettano altro? Sono domande importanti.